noi qui risolviamo subito la situazione con Laura Vitto e impariamo a realizzarne proprio uno. Benvenuta, bentornata. Grazie. Laura, buon Grazie. Pomeriggio. Allora, buon pomeriggio. Come si realizza un segnalibro? Allora Stefania, se ti va possiamo anche realizzarlo insieme. Lo facciamo insieme? Lo faccio anche io? Se Perfetto. Ti va sì. Va bene. Allora, io ho già ritagliato delle forme sì. di panno lenci. Sì. È questo materiale che si trova comunemente in merceria. Questo rosso? Questo rosso, okay. Bianco e beige. Andiamo a realizzare un cupcake per il momento. Va bene. Allora. Dimmi che cosa devo fare. Partiamo. Faccio prima un passaggio io, poi lo fai va io. Va bene, dai, tu, va bene. I nostri autori hanno deciso di mettermi alla prova qui. Con un po' di colla a caldo riempiamo la parte marroncino. Lo faccio anche io? Sì. Sì. E andiamo a posare la parte rossa direttamente qua su. Sopra? Sì. Ok. Ok. Lo faccio anche io. Perfetto. Adesso passiamo a questa parte bianca che è tutta la glassa del cupcake. Sì. Sempre un po' di colla a caldo. E andiamo a posizionare la parte bianca. Solo sopra quindi? Solo sopra, un po' di colla. Solo sopra perché la parte bianca va soltanto sopra. Esatto. Noi come le possiamo ritagliare queste cose? Con una semplicissima forbice. Con una forbice le dobbiamo prima disegnare sopra... Disegnare anche su un pezzo di carta. Su un pezzo di carta, e poi okay. ce le ricopiamo con la matita sul panno lenci. Va bene. Dopodiché ho pensato di mettere un bottoncino che sta un po' a simboleggiare una ciliegina. Certo, e poi è decorativo, no? Sì, molto decorativo. Bottoncino lo trovate ovunque in casa, no? Sì, anche da una camicia vecchia. Esatto, da una vecchia camicia prendete un sì. bottoncino con questa colla a caldo che vedo che insomma si utilizza in tutte le cose. Sì, allora, è molto comoda. Allora adesso andiamo a mettere la colla a caldo sull'altra parte del cupcake. Sì. Solo nella parte superiore. Sì. E andiamo ad incollare. Solo sopra. E incolliamo. Sa che è finita la questa ricarica. Eccola qua. Ok, e lo incollo sopra? Sì, eh? La parte superiore. Sì. Poi ho portato un nastrino di raso. Sì. Scegliamo la misura del quaderno, sono più o meno 30 cm circa. Tagliamo così ad occhio, se vuoi tagliarlo anche sì. tu. Sì, 30 cm. Ok. Perfetto. Signore, state seguendo tutte, ecco, in un minutino ce la facciamo a finire? Ce la facciamo, mettiamo un punto di colla sul nastro e sull'altra parte del cupcake. Sì. Andiamo a inserire il nastro all'interno. Al centro? Al centro lo incolliamo. Ok, quindi tre strisce, una al centro, così ci incolliamo anche il nastro. Perfetto. E le altre due laterali. Per l'ultima estremità invece sì. incolliamo il nastro nella prima parte del cuoricino e applichiamo l'altra parte del cuoricino sopra. Ah, vedi ed che ecco carino. Pronto. Beh, ma io niente, ho imparato anche a fare i segnalibri. Aspetta, che questo è un po' più complicato. Si mette qui così. Perfetto. E poi sopra il cuoricino. Beh, pronto. Ma che meraviglia. Guardate un po'. Che bel segnalibro. Allora, più tardi poi ci insegnerai a fare anche altre cose a mano. Quindi sì. state attente, seguiteci perché impareremo. Possiamo preannunciare dei cestini, non vi dico altro. Sempre qui a Buon Pomeriggio con Laura Vitto. Grazie Laura. Grazie. Torniamo qui perché realizziamo un cestino, no? Un cestino per la cucina. Raccontaci tu. Sì, può essere un cestino da usare come centro tavola, come sì. portafrutta secca. Ha molti usi. Allora, ci serve un pezzo di feltro. Sì. Io l'ho già tagliato di forma circolare, del diametro di circa 50 cm. Sì. È bello spesso. Sì, sì. E poi una fascia sì, lunga sempre quasi, di feltro. Sempre di feltro. Lunga sempre 50 cm, larga circa 4 cm. Ho effettuato all'interno un cerchio con la matita, distanza 8 cm dal bordo, sì. quindi 8. Ho già praticato dei primi tagli che arrivano fino a questi 8 cm. Al cerchio quello centrale. Esatto. Ho fatto prima dei tagli centrali, sia in verticale che in orizzontale, ora vado ad effettuare dei tagli
Fantastico. Così. Velocissimo. Quindi devono combaciare i tagli. Devono combaciare. E ne fai un altro? Sì. Facciamo okay. Così, devono arrivare, ecco, alla parte interna che abbiamo disegnato. Ma tu lo fai di lavoro, questa cosa? Sì, cioè, la nostra Laura. Troppo brava, Vitto, si vede che c'ha dimestichezza. Mica, vero? Come, mica lui, come noi. Noi dobbiamo imparare però, certo. Gabriele, come le nostre signore ci seguono da casa, prendono spunto, poi certo. Ecco, ricordiamo, anzi ricordo che troverete sulle nostre pagine Facebook tutti i dettagli su questi tutorial. Ok, ci siamo. Quindi ancora un altro ancora taglio. Ancora altri tagli, sì. Perfetto. Un po' tipo una margherita alla fine viene, no? Un po'... Esatto. Ecco qua. Poi voi il feltro lo potete scegliere anche di altri colori. Noi abbiamo preso rosso perché si avvicina a Natale. Natale, quindi, l'amore, la passione. Ci sono la tutti i colori in commercio. Sempre con la nostra pistola di colla a caldo andiamo sì. Ad applicare una piccola puntina qui di colla. Ah, ho capito. Fantastico. Ma stupendo. In modo che rimane su. Esatto, certo. Continuiamo. Sì, questa cosa è geniale. Un po' di colla. Veramente non l'avrei mai e detto. Attacchiamo. Guarda che bello, già prende forma, guarda. Sì. Un po' di perché colla poi qui. Io non la conoscevi tu la colla a caldo? No, lei ma è un tipo mastice, tipo... Sì. È però tipo per fare questi lavori di bricolage è l'ideale. È utilissima. È comodo, adatto manco... Attacca le mani, vero? Attacca, sì, attacca. Oddio, io l'altro giorno me le sono attaccate. Bisogna stare attenti, mani, sì, stare sì. Attenti, sì. Ci si può bruciare, bisogna fare un po' di attenzione. Però insomma è ovvio che questi lavori vanno fatti sempre con accortezza. Adesso Laura certo. Vitto è bravissima, li fa certo. In 5 minuti, però poi a casa noi ci prendiamo il tempo a casa fate cordina, Bill, con quello. Ci prendiamo il tempo che ci serve, no? Certo, anche perché deve essere un piacere, no? Creare qualcosa. Guarda, è arrivata la foto del cestino. Sì, guarda. Il cestino e poi secondo me metteremo anche quella fascia questo che tu hai preparato. Il manico, sì. Ecco, guarda, qui si è un po' staccata. Sì, vabbè, ma quello poi deve... No, vabbè, perché mettiamo adesso... Qua. Ne mettiamo un altro okay. Pochino. Oh, e quella fascia lì che hai preparato questa prima, questa fascia dove qui mettiamo? Sarebbe il manico nel nostro cesto. Ah, il manico! Fantastico! Altro che cappuccetto rosso. Ma che scherzi, qui, cappuccetto rosso. Ma stupendo! Con un cestino così faccio la nonna. Sempre con un po' di colla. Oh. Andiamo ad applicare qui. Belli, brava. E questo può Laura, essere un cestino, Laura, può essere anche un centrotavola per la frutta, no? Certo, qualsiasi cosa possiamo metterci all'interno. Allora, Laura Vitto, io ti ringrazio per averci dato questa dritta su questo cestino. Torna presto a grazie. Trovarci. Lo sai che ti dico? Che me lo prendo un po' tipo cappuccetto piano piano rosso. Perché è appena fatto, eh? Sì.